Qualche ora fa abbiamo inaugurato la sede della Forgia del Simbi. In quell'occasione abbiamo intitolato la biblioteca ad Elisa Clax. Con noi abbiamo avuto due illustri ospiti, Gildo Clax, il fratello di Elisa, e il professore Gerardo Melchiorda. Ora Gildo deve rientrare a Potenza e quindi vi vuole dare un saluto e un augurio per Francavilla e per quello che vorrà. Grazie. Non voglio rubarmi tanto tempo, ho insistito Tania per passare a fare un saluto. È stata una serata bellissima, quella che abbiamo appena trascorso, è stata davvero molto intensa e molto partecipata, quindi sono felice, come detto, sono orgoglioso di essere stato ospite qui a Francavilla e volevo innanzitutto ringraziare Tania, ma soprattutto la comunità di Francavilla per aver avuto questo pensiero di dedicare la biblioteca ad Elisa, perché questa è la testimonianza davvero che la memoria di Elisa sopravvive a distanza di 23 anni in una comunità anche così lontana da Potenza. Quindi non voglio assolutamente rubargli altro tempo, volevo solo passare a farvi un saluto perché Tania ha detto ci sono tante persone che non hanno potuto partecipare all'incontro e all'inaugurazione della biblioteca, quindi colgo ancora l'occasione di ringraziare davvero tutti, non solo per la sensibilità che avete dimostrato con questo gesto, e mi auguro insomma che ci sarà un'altra occasione per poter stare insieme. Grazie e buon appetito. Grazie. Allora dobbiamo iniziare questa serata dedicata a donne alla grandissima. Ecco, con me c'è Maria Oliveto, una delle voci più belle. Allora, ci siamo pronti, maestro, c'è un giorno che avevo Oliveto con il Matu. Bene, facciamo un bel applauso, dai! Grazie, Maria! Thank you.
Grazie a te Maria, facciamo pure un applauso Maria. Pronuncia perfetta, guarda, direi Maria, eh? Davvero, eh? Bravissima, noi siamo qui, sempre Maria. Poi ci verrai a trovare. Siete tutti, tranne i sedicesi e i sant'arcangiolesi, però i francavillesi la conoscete tutti. Qualcuno pure la conosce. La nostra assessora alla cultura quest'anno finisce il suo mandato, però non sappiamo se questi altri 5 anni vorrà ancora onorarci della sua presenza. Allora Cinzia, il tuo impegno che hai avuto e che avrai nel sociale per la nostra famiglia. Il mio impegno, o peggio che il giudizio che mi ha detto poi, io non posso dire semplicemente che ho fatto il massimo di quello che insomma potevo. Le possibilità purtroppo, come sapete tutti quanti, oggi come oggi per le amministrazioni, sono molto limitate, perché quando parliamo di sociale un 70% se non l'80% riguarda l'aspetto economico, perché intervenire nel sociale significa soprattutto andare a intervenire, a supportare quelle che sono le classi meno abbienti, quindi che hanno necessità di sostegno soprattutto economico. Ma non parlo di sostegno economico veramente per il fatto di fare la spesa, ma sostegno economico per permettergli di affrontare delle problematiche che sono la sua economia. Purtroppo, come dicevo prima, oggi come oggi le risorse economiche degli enti locali sono veramente molto limitate, per cui abbiamo cercato, come si dice, di raschiare il fondo, insomma, e di utilizzare tutto quello che era nella nostra, o in questo caso nella mia disponibilità. Ho cercato di fare quello che potevo, spero di esserci riuscita in maniera, diciamo, sufficiente, non voglio dire altro. Se non ci sono riuscita, vi chiedo scusa, però di più non potevo. Grazie. La nostra assessore verrà premiata dal professore Melchionda per il suo impegno nel sociale. Bene, io ringrazio Dani, ringrazio voi, ringrazio la Forgia. Queste occasioni possono apparire in una giornata come questa, la giornata della donna, come delle occasioni magari fugaci in cui ognuno poi ritorna a recuperare la sua individualità. Invece hanno senso, soprattutto in questo momento particolare in cui forse ognuno di noi cerca di conoscere il mondo attraverso strumenti che invece ci isolano. Ecco, io credo che questi momenti sono momenti da premiare, sono momenti da cogliere, momenti anche da cambiare. Noi recuperiamo quelli che sono i sensi della nostra vita. È molto difficile oggi incontrarci, toccarci, guardare gli altri negli occhi e ascoltare quello che dicono, e anche la voce. Le persone prima si riconoscevano anche attraverso la voce, attraverso le posture, come camminavano. E uno da lontano diceva, quello è, l'altro è, e riusciva a farlo. Oggi ci siamo chiusi nelle nostre case. Abbiamo pensato che rimanendo chiusi forse potevamo meglio vivere le nostre esperienze. Beh, forse abbiamo fallito, non è così. Abbiamo bisogno di ritornare a questi momenti, a questi contatti. E questo lo possiamo fare però se leviamo anche il nostro livello culturale, cioè se pensiamo che gli altri sono importanti per noi, che la partecipazione è importante. Oggi è stata inaugurata una sede
che credo abbia un valore strategico per le sorti delle nostre comunità, di Francavilla, ma in generale di tutte le nostre comunità. Una sede che è stata intitolata Elisa Claus. Guardate, non è solo una ragazza che è scomparsa o una ragazza che è stata ammazzata. Beh, ma dietro questa storia c'è la ricerca di una famiglia per la vita, c'è la tenacia di una famiglia, di qualcuno che non ha voluto lasciar perdere, mi ha voluto essere coinvolto, e ha voluto coinvolgere voi. Dicevamo oggi che Elisa non è solo la sorella di Gildo, ma è la sorella di tutti noi, non è solo la figlia di Filomena, ma è la figlia di tutti noi. Perché tutti noi abbiamo sentito la necessità di scoprire e di riconoscere la verità. Ecco, è quello che dobbiamo fare. Sapete quante persone scomparse ci sono? Noi abbiamo fatto ultimamente, abbiamo presentato come Libera in Basilicata un manifesto a livello regionale. Sono 26 le persone che non conosciamo, che non sappiamo che fine hanno fatto. Ecco, ricordo brevemente, perché ne abbiamo parlato di recente, di una donna che nell'84, qualcuno forse ricorderà, chi ha la mia età ricorderà, chi ha oltre 60 anni ricorderà, che nel 1984 una maestra di Lagonegro, che fu telefonata, avrebbe una telefonata alle 19:40, fu chiamata, andò in macchina, il giorno dopo trovarono la macchina al chilometro 127 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Non è stata mai più trovato il corpo, non sappiamo mai più niente, non abbiamo saputo niente di lei. Si chiamava Maria Antonietta Flora, preferiremmo dire si chiama, però è evidente che le situazioni sono terribili. Abbiamo parlato di Ottavia oggi, De Luisa, Montemurro, abbiamo accennato a Nicola Bevilacqua, un altro ragazzo, di Lauria. E sono tante le persone che scompaiono, e sono tante le persone che chiedono giustizia. Ma noi abbiamo un esempio qui vicino, Tania, di una situazione che ha vissuto e che sta vivendo nella drammaticità della storia, di una situazione che ci mette in condizione necessariamente di preoccuparci degli altri. Noi abbiamo questo dovere proprio civile, morale, questa esigenza. Io voglio interessarmi di voi, non è entrare nelle vostre storie, ma io voglio interessarmi di voi, perché io voglio essere interessante per voi, non voglio essere abbandonato, io voglio essere qualche cosa per voi, lo esigo, lo pretendo come vita, è un mio diritto. Allora ecco questa necessità di questi incontri, di questi momenti. Questi sono atti di grande coraggio, secondo me, sono atti che possono cambiare il mondo, possono cambiare nel piccolo il mondo, perché il mondo è fatto di piccole cose e noi nelle piccole cose dobbiamo intervenire. Dobbiamo dire ai ragazzi, e con questo chiudo, che devono giocare probabilmente alla pace. Forse noi non siamo abituati, noi da bambini abbiamo giocato alla guerra, credo tutti quanti noi. Chi non ha fatto il gioco della guerra? Chi non ha giocato alla guerra? Ha costruito armi, anche giocattoli di legno, ha inventato di carta e ha giocato alla guerra, e qualcuno ci ha educato. Nessuno ha pensato che poteva essere anche bello educarci a giocare alla pace. E se qualcuno adesso volesse farlo, o se io volessi dire vogliamo giocare alla pace, io non so come si gioca alla pace, come dobbiamo fare per giocare alla pace, non lo sappiamo. Ecco, dobbiamo cambiare un po' i paradigmi della nostra vita. Forse dobbiamo invertire le cose, forse se invertiamo riusciamo a trovare soddisfazione e forse quella felicità di cui parlavamo anche oggi pomeriggio. Io non so che cos'è la felicità, però so sicuro che è bello il desiderio di cercare la felicità, e io sono convinto che questo desiderio dobbiamo recuperarlo tutti insieme, perché se lo recuperiamo insieme diventa felicità, diventa bellezza. Guai se dovessimo isolarci e se dovessi io immaginare che il mio percorso di vita devo svolgerlo da solo. Io ho bisogno di voi, ho bisogno di piangere insieme a voi e ho bisogno di ridere insieme a voi. Se esprimo questi sentimenti insieme a voi, allora mi sento vivo. Diversamente non so che cosa potrò essere, solamente una persona che si ritiene viva, ma è solo perché la vita permette delle cose, delle caratteristiche.
ma non è quella la vita. Ecco, io vi auguro la felicità nel senso in cui io ho immaginato, la immagino, come ricerca comune dello stare bene insieme. Ecco, vi auguro felicità perché possiate mantenerla e trasmetterla, e che possiate continuare, e che questa associazione, la Forgia del Simi, che possa continuare nel tempo ad alimentare la cultura, il pensiero, il dialogo, e che il tutto si possa svolgere anche nella diversità, perché la diversità è importante, lo diciamo sempre, però nel rispetto e nella ricerca della giustizia. Vi ringrazio e vi auguro veramente tanta felicità. Come sempre ci dà lezione di vita e veramente ti ringrazio perché ne abbiamo bisogno. Una ragazzina, io mi ricordo una ragazzina al Bambulè, dove adesso che ballava, ma dove va questa? Un maschiaccio. Oggi devo dire che è diventata una grande donna che io ammiro e le voglio pure bene. Però mi commuovo perché l'ho vista crescere e voglio dirle, vieni qua Mary, voglio dirle che sei stata veramente forte, perché a creare quello che hai creato tu non è facile, da sola, nel senso che sei stata da sola perché hai creduto in questo sogno, però hai avuto il sostegno della tua famiglia. Tuo marito ti ha accompagnato sempre, ti accompagnerà per tutta la vita, e poi ho visto questi splendidi allievi che hai, anche da Senise, che sono voluti per forza venire ad applaudire la loro maestra, Mary Viceconte, e consegna Luana, che l'ha pregato di vuole consegnare insieme a Lucia, perché Lucia è una ballerina della Mary, come è? MG. Buonasera, allora io ringrazio Tania in primis, ma tutta l'associazione La Forgia del Simi. Non mi aspettavo questa cosa, qualcuno forse lo sapeva, ma io no. Ah, ok. E niente, sì, come hai detto tu, ci ho creduto da quando ero piccola, non ho mai ceduto. Quindi sono sempre andata avanti, ovviamente con tante difficoltà, però adesso penso di aver creato, ovviamente prima con l'aiuto dei miei genitori, adesso con quello di Gaetano, penso una bella realtà sia qua a Francavilla ma anche nei posti, cioè nei paesi limitrofi. E niente, grazie. Grazie. Nonostante io non sono ballerina, però sostengo Mary. Bene. Io, come tutti, crediamo che Mary e Gaetano mettono tanto amore e trasmettono amore ai loro allievi. Infatti loro, i due allievi, Mary, sono sempre presenti, l'hai visto stasera, lo vedi alle serate, perché come ti ho sempre detto, dal saggio, dalle gare, mi sono emozionata. Grazie. Buonasera. Mary, io parlo a nome di tutti i tuoi allievi. Tu sai che io sono stata una tua allieva e spero di tornare presto. Tu sai perché io sono emozionata. Perché sei riuscita a farci muovere nonostante insomma siamo proprio delle frane, insomma, banale. Comunque a nome di tutti è per noi un onore questa sera consegnarti questo premio perché te lo meriti. Thank you.
Poi mi ricordo di una bambina che veniva sempre con la mia compagnia, ed era una bambina che giocava sempre alla dottoressa, voleva, povera Maria, era la sua paziente, Maddalena Staffieri. Donna in gamba, medico e persona molto vicina al sociale. La signora Rago mi sta guardando perché dice sì, è la verità, che fa parte anche dell'unità, questa signora bionda. E io questa signora la voglio far regnare da tutta la Foggia, perché se lo merita, è una persona veramente in gamba. Complimenti Maddalena. Siamo in tanti. Grazie alla Foggia, alla sua presidentessa. Io vi voglio dire soltanto che non mi sento né una donna unica né speciale, mi sento una donna che, come tante donne, perché questo io lo dedico a voi, dobbiamo fare qualcosa per il sociale. Professore, mi permetta, la pace ce l'abbiamo, la dobbiamo cercare nel cuore e nella fede. Io sono una cristiana, cerco di mettere in atto quello che Gesù Cristo ci ha sempre detto: dare ai poveri quello che è in più per te, dallo ai poveri, dalle alle persone inferme. Infatti non a caso faccio parte con onore dell'Unitalsi, ho fatto il mio primo viaggio come medico e come tale io ho cercato la fede nel mio cuore, la pace, la felicità nel mio cuore, e cerco a volte anche con un sorriso, perché essere questo è un sorriso per le persone che non ce l'hanno o che forse, stimolati da noi, possono diventare buoni e anche felici, e basta poco. Grazie. E poi c'è un'altra donna molto amica di tutti. Ci hai creduto, vieni qua. Angela Placanico, la nostra consigliera. Insieme a me anche Mirella Ferrante Germano, che non può essere qua per motivi di salute, e quindi consegniamo a te, e sarai, ci farai da portavoce per l'impegno che avete messo in questi 5 anni. Io spero, insomma, con tutto il cuore di continuare, anche se non sarete più consigliere. Faremo altro, ci sono le altre che sono pronte a fare altro. Quindi tanti auguri davvero, e ti premi alla Foggia. Vorremmo comunque accontentare un pochino tutti, ma non è possibile, in quanto non abbiamo le possibilità. Volevo dire una cosa a favore di Angela. Ho avuto modo di collaborare con lei perché Angela è una persona intelligente, è un'amica, perché ti presta la mano anche quando devi dire due chiacchiere familiari e tutto quanto.
e secondo me più di me merita questo riconoscimento, perché è veramente una persona intelligente e anche lei ha aperto il cuore a tutti. Grazie, scusate, non volevo dire. Sono finite qui, abbiamo un'ultima che poi insomma adesso le presentiamo, una maestra di pizzica, facciamo la pizzica, volete fare un kizomba, come si chiama lei? Cristina Cosentino, facciamo un applauso, è venuta da Roma per noi e ci onora della sua presenza. Thank you.